Certo. E capisco che siamo in un momento pazzesco di carenza di risorse, però c'è bisogno di giovani. Bisogna fare qualcosa per svecchiare. Mandiamoli in pensione ancora prima i professori dell'università e prendiamo dei giovani, perché... Ma io non voglio neanche, non c'entra niente l'articolo di istituto, cosa c'entra con l'università? Sì. È un problema che noi sentiamo, la carenza di concorsi per far entrare nuovi ragazzi, questo è un problema. Noi andiamo in pensione in 40.000, adesso noi io ancora no, però abbiamo una riduzione drastica, quest'anno avremo una riduzione del 10% e non abbiamo un ingresso, questo è importante. No, bene, quindi visto che abbiamo toccato proprio il tema del rapporto tra università e imprese, io approfitterei per dare la parola a Giorgio Mosca di Selex per avere una sua opinione su come, anche la sua esperienza sul rapporto di collaborazione, se è vero che è così difficile, così problematico il rapporto, il dialogo tra imprese, università e pubblica amministrazione, dove e come si può migliorare. Grazie. La domanda è complessa, ma spero di poter dare una risposta positiva, tutto sommato. Allora, il rapporto di collaborazione per noi è un rapporto molto positivo. Noi lavoriamo moltissimo con l'università, con i centri di ricerca, siamo facilitati da questo punto di vista dal fatto di essere un'azienda inserita in un gruppo che comunque forse nell'ambito italiano è uno di quelli che riesce a guardare ancora un po' più in là in termini di innovazione, in termini di sviluppo di tecnologie che non guardano all'immediato ma guardano alle future opportunità. Investiamo ancora il 16% circa del nostro fatturato in ricerca e credo che siamo tra i pochi a poter dire questo tipo di numeri in Italia. È chiaro che anche per noi, quando ci confrontiamo con quelle che sono le possibilità di collaborazione su un territorio e quando ci confrontiamo con quelle che sono le possibilità di collaborazione a livello nazionale, ci troviamo ad avere a che fare con un po' delle difficoltà che l'assessore Ranieri ricordava prima, i particolarismi ci sono. Non sempre si riesce ad istituire una vera collaborazione su scala trasversale a livello nazionale sulle tecnologie piuttosto che sulle aree di sviluppo con le diverse università con cui si collabora. Spesso si deve fare noi da cabina di regia di quello che è lo sviluppo tecnologico e magari ci troveremmo in migliori condizioni se fossimo in grado di utilizzare e sfruttare i fondi che vengono messi a disposizione e le energie che sono a disposizione in un modo più trasversale. Però con tutte queste difficoltà che ovviamente esistono, il rapporto secondo me è buono ed è un rapporto di ottima collaborazione che ci porta e ci sta portando a sviluppare moltissime tecnologie, moltissime idee. Siamo inseriti in consorzi, siamo inseriti in progetti di ricerca con l'università a tutti i livelli, nel contesto Smart City in particolare, questo nel contesto Genova Smart City è uno dei temi fondamentali. Anche la nostra attività con le pubbliche amministrazioni ovviamente è positiva in questo senso, perché cerchiamo di trovare delle soluzioni che siano quanto più possibile interoperabili. Noi in realtà veniamo da una storia per cui crediamo molto nell'interoperabilità, l'hanno ricordato prima di me l'amministratore delegato e il direttore generale dell'azienda. In realtà per noi la capacità di costruire interdisciplinarietà, di costruire collaborazione tra le varie aree della tecnologia dell'azienda, di costruire collaborazione con i clienti è uno dei punti fondamentali del nostro percorso. Vorrei dire che anche noi crediamo che ci debba essere un forte sviluppo dal punto di vista dell'industria, dal punto di vista dei clienti, della pubblica amministrazione o in generale di tutti quelli che sono gli stakeholder nella percezione di come si può lavorare insieme. Quello che stiamo osservando è che noi da anni ormai utilizziamo come slogan, ma non solo come slogan, anche come realtà probabilmente nel gruppo Finmeccanica, il paradigma dell'open innovation. Allora, se CESBRO l'avesse inventata adesso invece che circa 10 anni fa, probabilmente l'avremmo chiamata smart innovation, perché questa è la parola che va di moda in questo momento.
Però l'open innovation, che in realtà da tempo ci cerca di ispirare la nostra attività, non è altro che quello che stiamo dicendo. Cerchiamo di non reinventare quello che deve essere, che è già stato inventato. Cerchiamo di collaborare il più possibile per far sì che le tecnologie vengano utilizzate per come sono e per quello che possono portare, senza dover andare a ricostruire da capo ogni volta un diverso percorso. E questo credo che si possa fare, perché lo facciamo quotidianamente, e qualche volta abbiamo qualche difficoltà in più a farlo nel dialogo con i clienti piuttosto che con i nostri interlocutori in generale. Però noi ci crediamo e questa è la direzione sicuramente in cui stiamo lavorando. Ottimo, grazie. Tra l'altro, appunto, ho citato il tema di open innovation, che sarebbe, insomma, abbiamo già affrontato molti temi, il tempo è poco, però è veramente il tema dell'open innovation, cioè un'innovazione per tantissimi anni. Noi siamo abituati a pensare alle grandi aziende, alle grandi farmaceutiche, che facevano tutti i loro processi di ricerca all'interno, questi mega laboratori dove dentro nasceva di tutto, ed è un modello che si è andato assolutamente dissolvendo, ma per mille motivi, per motivi di costi, per motivi di gestione, per motivi di come si è evoluto il mondo, e la maggior tante aziende oggi hanno modelli diversi, cioè si aprono alla creatività, all'innovazione che c'è nel territorio. Però questo ci riporta un po' dei temi che abbiamo affrontato fino ad oggi. È importante che ci siano dei contesti che forniscono materia prima per queste innovazioni e le idee che si producono, i progetti eccetera, che altrimenti uno si apre e poi non trova e quindi è importante lavorare su tutti gli elementi che possono creare un ambiente favorevole allo sviluppo di un open innovation.